Eccoci di nuovo insieme per guardare ad un'altra parola che vi avevo detto avremmo approfondito, che è quella che riguarda i soggetti della formazione. Se provate un po' a cercare la definizione di pedagogia su qualche manuale, nella maggior parte dei casi, nel spiegare cos'è la pedagogia, troverete il riferimento alla formazione dell'uomo e della donna per tutto il corso della vita. È in questa definizione che già risiede l'importanza che nutrono i soggetti e quindi la soggettività delle persone che sono coinvolte nei processi formativi. Quando facciamo riferimento naturalmente ai soggetti, facciamo riferimento a quella idea dell'unicità, dell'irripetibilità che ciascuno di noi ha nel corso di tutta la sua vita e quindi in riferimento anche a quelle differenze che ci rendono per l'appunto irripetibili, che ci differenziano dagli altri e che devono essere promosse, tutelate e valorizzate nei processi formativi. Ma quali sono queste differenze? Bene, le differenze sono molteplici e variano dall'ambito più squisitamente biologico a quello più culturale, perché sapete che un'antinomia importante della pedagogia è proprio quella tra natura e cultura, perché in realtà noi siamo sicuramente un bagaglio genetico che ci portiamo dietro, e in questo la natura, ma siamo anche un po' quello che incontriamo durante il corso della nostra vita, e quindi qui un ruolo importante gioca la cultura. E quindi entrano in gioco proprio le differenze. Quali sono queste differenze, se volessimo un po' elencarle? Innanzitutto le differenze individuali, differenze individuali che sono di natura prevalentemente legate prevalentemente alle differenze, per esempio, biologiche o psicologiche, quelle differenze che in qualche modo ci rendono diversi dagli altri e che condizionano, per esempio, i nostri comportamenti, i nostri atteggiamenti, i nostri modi di relazionarci con gli altri. Poi abbiamo, per esempio, le differenze di genere. E queste sono molto importanti, avrete sentito parlare negli ultimi mesi del dibattito fiorente, per esempio, sull'importanza dell'educazione alle differenze di genere. Le differenze di genere rimandano proprio all'essere maschio o femmina e questa è una dimensione importantissima, perché nel lavorare rispetto a queste differenze che risiede il seme della nascita di eventuali stereotipi o pregiudizi. Poi abbiamo anche differenze di natura sociale. Parliamo delle molteplici forme di povertà. Esiste una povertà economica, ma sappiamo anche che esiste una povertà educativa. Sappiamo quanto la storia di vita di ciascuno di noi, che è anche una storia legata alle differenze sociali, può contribuire alla nostra crescita, alla nostra formazione, alla nostra emancipazione, in alcuni casi condizionandola negativamente, in altri condizionandola positivamente. Ecco, anche le differenze sociali sono quelle differenze che poi possono portare da un lato al successo formativo, dall'altro, se non giustamente valorizzate, sostenute, garantite, tutelate, possono essere invece luogo di disuguaglianza, di discriminazione, di emarginazione. Un altro aspetto da considerare rispetto a tutte queste differenze è quindi l'apprendimento. Quando parliamo di apprendimento non possiamo non tener conto di queste differenze che sono, aggiungo, anche culturali e quindi etniche e quindi linguistiche. Pensate, per fare un esempio più lampante, alla presenza dei tanti bambini ma anche adulti immigrati di prima e di seconda generazione che nel processo di inclusione e di partecipazione alla comunità in cui vivono e si trovano a vivere hanno necessità prima di tutto di valorizzare sì le loro differenze linguistiche, ma anche in qualche modo di acquisire quella che viene definita in gergo lingua 2 e che è necessaria proprio a fare in modo che il bambino immigrato si senta parte della nuova comunità. Allora, qual è il ruolo della pedagogia rispetto a queste differenze?
quello di individualizzare, personalizzare l'apprendimento, che rimane un processo complesso, un processo dinamico, un processo fatto di accelerazioni, di stasi, anche rallentamenti, se vogliamo, e che quindi necessita di un focus su queste differenze, perché noi dobbiamo, come pedagogisti, come formatori, come educatori, sì individualizzare, cioè garantire il raggiungimento degli stessi obiettivi a tutti, a prescindere dalle differenze, ma al tempo stesso valorizzare i talenti e quindi personalizzare. E personalizzare significa anche garantire la valorizzazione delle differenze di cui abbiamo parlato.